cari amici di Rock Pride TV, bentornati a Screams, Voices from the Underground, la rubrica che si occupa di video recensire le produzioni rock metal nazionali cui siamo più affezionati. Nella puntata di oggi ci occupiamo della band padovana Tre Chiodi, un trio nato nel 2014, un progetto originale e alternativo che affonda le sue radici musicali nello stoner e nel grunge, almeno così si direbbe a un primo ascolto della loro musica. Il loro CD si chiama Murmure ed è uscito per la Overdub Recordings, una divisione della Wormhole Death Records. Un disco del 2016 composto di 9 tracce, 9 tracce ognuna delle quali ha come titolo una parte del corpo. Un disco, diciamo, criptico, enigmatico, ma anche ipnotico, che ci trascina attraverso un mondo particolare. Un mondo dal quale, attraverso questo linguaggio tra corpi, capiamo che c'è il rapporto tra persone, tra corpi che vengono a confronto. Abbiamo quindi più fasi, abbiamo la conoscenza, abbiamo lo scontro, abbiamo la ricerca poi di un equilibrio sulla fine del disco. Ma per entrare nel discorso sperimentale, alternativo e affascinante di questa band, vi faccio subito ascoltare il primo brano che ho scelto per voi. Il brano si intitola Lingua, mi ha colpito particolarmente perché ha un incedere travolgente fatto da questo riff plettrato che poi viene subito interrotto da un break e fa venire fuori questo cantato teatrale che li caratterizza, per poi prendere anima e ritmo e portarci nei meandri della loro musica. Questi sono i Tre Chiodi di Murmure, qui su Screams, Voices from the Underground, e la canzone che ascoltiamo è Lingua. Bene cari amici di Screams, questo era il primo ascolto da Murmure, il CD, credo di debutto dei Tre Chiodi, una band padovana formata nel 2014. Un disco che ho ascoltato diverse volte e che consiglio caldamente anche a voi di ascoltare e di procurarvi. E dovete ascoltarlo perché secondo me vi colpirà la stranezza, la sperimentazione e l'originalità di questa proposta. Probabilmente è fin troppo semplice definirli una band stoner grunge, perché effettivamente quello è il filone, però loro sono stati capaci di integrare alcuni elementi che li rendono davvero speciali a mio parere. Innanzitutto questo cantato melodico con questi testi ipnotici che ci trasportano in una dimensione parallela, la loro dimensione chiaramente, ma poi anche musicalmente hanno delle caratteristiche molto particolari. È vero che a un primo ascolto li possiamo accostare a tutto quel filone indie rock nazionale e ultranoto, dal quale però si distanziano perché la vena malinconica nella loro musica non è così presente come in altre band di questo genere. Loro hanno una vena aggressiva che è ereditata dallo stoner, ma anche dal punk. Infatti reminiscenze punk si sentono in alcune canzoni come Denti o Colon, giusto per citarne alcune.
e l'altra caratteristica è proprio quella di costruire un suono probabilmente dettato dalle proprie influenze, dalla propria formazione personale. Il chitarrista cantante ha un riffing che oscilla tra il grunge più rumoroso e lo stoner rock, che quindi alterna a fraseggi più rumorosi e rugginosi, a riff che prendono corpo e velocità. Il basso ha un ruolo preponderante nella loro musica, tant'è vero che spesso assume proprio un ruolo da protagonista con il riffing e con questo suono distorto che davvero crea un sound molto originale. E chiaramente la sezione ritmica del batterista sostiene tutto e dà ai break e alle differenze ritmiche una motivazione in più per appoggiare questi testi ermetici e sperimentali della band. Il manifesto dei tre chiodi è secondo me il brano che vi faccio ascoltare adesso, si chiama Orbite. È un brano nel quale confluiscono tutti gli elementi che ho provato a descrivervi finora: il cantato melodico, i testi ipnotici, il riffing che oscilla tra lo stoner e le reminiscenze punk, e alla fine anche l'intervento di alcune voci. Ci sono diversi ospiti nel disco, proprio al microfono, diciamo così, e delle voci che creano ancora di più questa atmosfera teatrale e, che dà un sapore particolare a questo disco. Vi faccio ascoltare subito il brano, si chiama Orbite e loro sono i tre chiodi per il disco Murmure, qui su Screams, Voices from the Underground. Bene, cari amici di Screams, siamo ancora qui a parlare dei Tre Chiodi, il trio padovano che ci ha regalato questo Murmure, un disco di 9 tracce, ognuna con un titolo che richiama una parte del corpo. Dalla lingua al colon, dalle vertebre ai capelli fino a passare dal cuore, sono questi i titoli delle canzoni. Delle storie che probabilmente hanno un legame tra di loro e che descrivono il contatto umano e non solo quindi degli organi tra corpi diversi. È quello che può essere definito la costruzione e la distruzione di un rapporto, almeno così l'ho interpretato io. Anche perché i testi sono da interpretare e quindi probabilmente il significato nascosto potremmo chiarirlo solo parlando con loro o andando a vedere uno dei loro concerti, e spero infatti di riuscire a vederli presto, magari in una calata qui al Sud Italia. Un disco che è fatto di emozioni principalmente, emozioni stoner, reminiscenze punk, una strizzatina d'occhio all'indie rock e specialmente, questo almeno è quello che ho visto, a un particolare rock progressivo, quello che ne so dei King Crimson in alcune soluzioni musicali. Tanta teatralità nel cantato, nelle melodie del cantato e nei testi, nelle parole utilizzate, nei duetti, bellissimo quello per esempio sul brano Cuore.
Ancora un assaggio di questa band prima che abbiate il loro CD nelle vostre mani, ve lo voglio dare con questo video. Il loro videoclip ufficiale si chiama Color. Ve lo presento e vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di Screams Voices from the Underground qui su Rock Pride TV. A voi, tre chiodi! Che cola tra le ginocchia, mi guarda un amore.